Benvenuti sul canale del Games Italia, io sono Gwendolyn e oggi giochiamo insieme a Born Punk, un'avventura cyberpunk appunto della software house indipendente Insert Disc 22. Naturalmente un chiaro riferimento a Monkey Island, che penso sia stata una delle fonti di ispirazione appunto di questa avventura. Questa è la prima volta che io avvio il gioco, cioè in realtà la seconda perché ho fatto una brevissimissima prova di registrazione. Infatti qui potete vedere Continue New Game, perché a volte i giochi di questo tipo danno un po' di problemi a OBS, ma è stata così veloce la mia prova che non avevo idea che ci fosse una canzone nel menu iniziale. Beh, sembra anche carina. Comunque, purtroppo non ve la farò sentire, ci parlerò sopra, ma apprezziamo anche le piccole animazioni che avvengono in questa parte del menu. Questa è una cosa che mi piace sempre, ormai lo sapete se ci seguite da un po', quando il menu di gioco insomma non è completamente statico. Tra l'altro il gatto so che avrà un'importanza abbastanza rilevante all'interno dell'avventura, motivo per cui penso che questa sarà un'avventura fantastica. No, comunque, scherzi a parte, non so appunto molto su questa avventura, so solo quello che ho letto diciamo sulla pagina Steam e un po' sulla loro pagina Kickstarter, perché è un'avventura finanziata attraverso Kickstarter, e noi abbiamo avuto la chiave Steam grazie alla generosità di un nostro follower che preferisce restare anonimo, che io ringrazio tantissimo. Io ho ottime vibe di questa avventura, speriamo bene, sembra proprio carina, quindi non ho idea di in che cosa ci stiamo imbarcando, lo scopriremo insieme. L'avventura sarà in italiano tra qualche mese, perché era previsto la localizzazione appunto in italiano tra le altre lingue, semplicemente non è stato possibile fare uscire questa localizzazione in concomitanza con l'uscita del gioco, quindi adesso noi lo giocheremo in inglese, però dovrebbe esserci la traduzione italiana fra un po' di tempo. Infatti nelle opzioni io non ho visto nulla del cambio lingua, comunque abbiamo attivato i sottotitoli, quindi tutto a posto. Facciamo New Game, perfetto, Old Auto and Quick Save Will Be Overwritten, e vediamo, andiamo a vedere di cosa si tratta. Ok, ah ok, sì, perché avevo fatto New Game prima, quindi... Click anywhere to eject from Bornholmnet and relaunch the game. Perfetto, vai. Allora, il gioco ha voluto che io uscissi dal gioco e rientrassi. Appena sono rientrata, lui si è ributtato in questo modo. Anche questi sono tocchi molto carini, secondo me. Allora, Haven a Bornholm. 2 settembre 2155. Ormai non ci siamo neanche così lontani da queste date che sembravano stratosfericamente lontane. C'è un po' troppa luce nella mia stanza per questo. What? Ugh, no. Ok, i dialoghi vanno avanti da soli, quindi spesso dovrò riassumerli, però. Ok, per ora non ha detto niente di che. Ha mal di testa. Cosa è successo? Il gatto! Sulla finestra! Ha bevuto ieri qualcosa di rosso. E adesso chiaramente non sta molto bene. And where in this pest hole is my hand? How? Okay, you need a plan, Evie. Focus. Okay, siamo step one. Sistemate bene, direi. Go anywhere until you know where your hand is. Allora, a quanto pare dobbiamo trovare la sua mano prima di tutto. Toglierci il dopo bronzo. Get rich. E poi fare questo data drill. That's all the plan I can handle right now. So, where's my hand? Should be nearby, I hope. Ok, beh, casa tua è un po' un casino, figlia mia. Trovare la mano non sarà facile. Just do it, Evie. Pretend like you're a functional person and get your drunk butt up. Ok. Ok, ferma. No, ok, il cavolo, ha fatto da solo. Ok, ha trovato la sua mano. Una mano wolverina. Ok, posso governarti adesso? Grazie. Ok, noi siamo questa puldella, ci chiamiamo Evie. Non vogliamo rifare il letto? As much as I would like to go back to bed, there's a data drill to prepare for. I don't want to stay in Haven forever.
Allora, lei praticamente deve fare questo data drill per guadagnare soldi, penso sia il suo lavoro. Figlia, che schifo. Allora, beh, osserviamo un po' tutto. Cat bowl! Dry food for Foxina. I'm always keeping some in there. Makes Foxina remember where her home is. Brava, è un buon metodo. Foxina barely uses it. I still keep it. Makes the apartment feel less slummy. Allora, praticamente questi sono il grattino di Foxina, che è questo gattino che adesso andremo a cliccare, e il suo cibo. A poster of my childhood hero, Mara Kugel. Kugel. She was a singer, and then joined the Baltic Resistance. She died in the war. Got sniped by a warbot. Oh! Okay. Ah, la zampina di gatto! D'accordo, avete capito come sarà questa cosa? Come apro il menu? Come... No, 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 no! Ok. Come apro il nostro inventario? Dove sta il nostro inventario? Devo fare destro, devo fare sinistro, devo fare I? Sì, devo fare I, ok. Abbiamo gli artigli cibernetici e un hack tool, perfetto. E come vedo quella cosa che è appena apparsa? C'è un... help. Help. Vabbè, andiamo avanti, forse ci verrà spiegato. I keep some paper books in here. Antique gaming magazines too. I'm currently reading one from 2037, the year when the Star Citizen Beta came out. Allora, qui lei tiene alcune riviste antiche di videogiochi e ne sta leggendo una dell'anno 2023, 2032, quant'era? 2037, l'anno in cui è uscita la beta di Star Citizen. Vintage radio. My battery-powered radio made in the 20th century. No auto copyright violation system and no surveillance mics either. Ok, questa radio che non ha alcune feature che hanno evidentemente le radio tra virgolette moderne del suo tempo, come il sistema di auto di violazione del copyright e i microfoni di sorveglianza. Perfetto. Family picture, world map, possiamo vedere la family picture? Quindi questi erano... Ma come faccio ad aprire il PDF? Io vorrei farlo, forse con tab, forse con O, P, L... Oddio! Ok, L ha aperto il mio... Ha aperto questo. Benissimo. Benvenuti a Bornholm.net. Please select a topic from the list on the left. Vabbè, questa è una specie di internet. Cercare argomenti proibiti risulterà nella terminazione permanente del vostro account Bornholm.net. Cerchiamo notable persons. Vabbè, non voglio leggerlo davvero se non è necessario. Questa siamo noi. Evie Sparrow Rina's daughter was born in Haven, Bornholm. Cioè, questo gioco ha un flavor nordico, diciamo così. To a blue color family, like if you're in your parents were members of a secret. Vabbè, non ci interessa così tanto in questo momento. Però questo forse non era il pad. Adesso premo tutti i tasti, uno funzionerà, che ne dico. Invece no. Invece no. Vabbè, non lo so, ce lo dirà, lo scopriremo. Qua abbiamo un'altra foto. And a few former colleagues at Mitsutomo. We were celebrating a really hard raid on Eurograph. La fanciulla ha avuto insomma una vita abbastanza divertente. Andiamo avanti, poi magari esploriamo un po' meglio quando serve. Questa è la bottiglia di vodka con cui si è sfondata il giorno prima. Well done, Evie. That bottle was worth a lot. Ecco come finiscono i tuoi soldi, figlia mia. Three glasses. I don't remember having people up here. Hold on. One of these is my favorite. Allora, qui le dice ci sono tre bicchierini, però lei non ricorda di aver avuto ospiti fondamentalmente. Poi dice uno di questi bicchieri è il mio bicchiere preferito che io non tiro fuori mai. Com'è possibile che io l'abbia fatto? È confusa. Quest'altro bicchiere?
functional long drink glass. Water glass, whatever. Ah, è un bicchiere. The Lone Survivor, l'unica piantina. Come la capisco. Rescued it together with Foxina from a back alley. At least I think I did. I was pretty drugged up that night. Figlia mia, qui... It's perfect where it is. Insomma, lei ha recuperato questa piantina da un vicolo assieme al gatto, che adesso andremo a conoscere. My wonderful Foxina. I found her in a back alley. She's often outside. But with that amount of rain, she hangs... Ah, questo è uno di quei gatti che esce, va dove vuole e poi torna. Ok, sì, quello era il PDA, quindi Notable Persons Foxina. Con che tasto me l'aveva aperto? Non era L? Scusate. Sì, era L, ok. Perfetto. Eccola qua. Foxina, il gatto, è stata trovata una venerdì notte da Ivy Rinasdottir, o come si legge, in un vicolo umido, dietro un locale, insieme alla sua piantina, che poi è stata chiamata l'unica, la sopravvissuta solitaria, l'unica sopravvissuta. Bla bla bla. Vabbè, qua ci racconta come si sono incontrate, però questo magari ce lo leggiamo dopo con calma. Qua abbiamo la finestra aperta, ma lasciamola aperta perché non penso tu abbia freddo. I keep the window open even at night. No matter the temperature. Ok, qualunque sia la temperatura, le tiene aperto. Così la piccola Foxina può guardare fuori. Mi sembra un'ottima cosa. Ah, possiamo accendere la luce? Ma qua non c'è niente di bright, figlia mia. È tutto scuro. Alleluia. No, no, no. C'è solo questa modalità. Ok, ah. Si vede un po' di più. Perfetto. Tra l'altro avevamo preso un'altra cosa nell'inventario. Che è questa? Ah, è la nostra pistola. Ok. Comunque facciamo bene a tenere aperto, visto le mosche ovunque. Che schifo. Pizza, una cosa di birra, sì, forza cenere. I'm not sure if that makes me want to remember what happened yesterday more or less. E del detergente. Lei dice che non sa se questo le fa venire voglia di ricordarsi di ieri sera oppure no. Come facciamo per farci passare la sbronza? Possiamo aprire qua? Apri. Ok, open refrigerator, red herring. I somehow doubt that carrying a herring around is the word. Abbiamo veramente preso una red herring nel nostro inventario? Ok. No thanks. Ok, beh, allora chiudilo. Non vuole prendere niente. Come faccio a farle passare il caffè? I really hate coffee. I only keep this antiquity because coffee gets people out of here quicker in the morning. Ok, lei non beve il caffè, dice odia il caffè, ma tiene questa roba qua perché... Che schifo, uno scarafaggio sul muro qui. Perché la gente così la mattina se ne va prima. Ok, non vuole bere il caffè. Oh. My head is hurting. Figlia mia. I cannot see. Why can I not see? Okay. What the fuck is happening? Trek. What was that? Allora, lei ha molto mal di testa e ha avuto questa voce che le ha parlato nella testa. Ha detto: dove sono? Perché non posso vedere? Non riesco a vedere. The sink's not working. Ok, il lavello non funziona. Figlia mia, qui prima di diventare ricchi il problema è levarsi da questo cesso di casa, onestamente. My vintage PA system. Questo è un PA system? More problems hacking through old tech than the new stuff. Since nobody knows how to code for those things. Allora, praticamente lei ha un sistema di sicurezza antico, perché a quanto pare, non so quanto questo abbia senso, me lo direte voi esperti di informatica nei commenti. Praticamente i ladri o comunque coloro che vorrebbero entrare in casa hanno molta più difficoltà ad hackerare un sistema vecchio piuttosto che uno nuovo, perché non sanno più come si come si dice, oh, l'italiano di to code, insomma non sanno più gestire il codice di questi sistemi. Si vede comunque come dire, che i creatori di questo gioco sono
old gamers, abbastanza duri. Questo è un computer CRT, un monitor CRT. It still has its use, since it's not corp-branded, which also means no damn AI watching. E lei praticamente lo usa perché, essendo abbastanza vecchio, non c'è non appartiene a una corporazione e quindi non ha sistemi, insomma, di sicurezza e di bloccaggio che installano evidentemente su quelli moderni. Puoi aprire qua? Qua purtroppo non si vede una mazza. Aspetta. C'è un altro light switch. Cosa è servito? A niente. Prendi la giacca. I'm far too hungover to change clothes right now. Also, that sewer. Ok, non vuole cambiarsi, vuole puzzare di fogna, quello che ha detto esattamente. Vediamo se possiamo farci una doccia, possiamo lavarci. Ok, cabinet, c'è qualche medicina qua che puoi prendere? Non c'è niente di cui hai bisogno qui? Va bene, possiamo aprire questo lavello? Ok, vuoi il bicchiere? Tu ti curi l'hangover col bicchiere d'acqua? Good idea. I don't trust this with Faxina so close by. Ma povera ragazzina. Allora, abbiamo preso. Cammina, amore, cammina. Abbiamo preso il. Diamo un'occhiata al cestino della spazzatura che abbia qualche. I put that bucket here. I don't even own a bucket. Huh. Ok, dice che. Looks like the bucket is. Dice che non ha messo lei questo secchio qua. Non è proprio suo. Comunque, andiamo nell'inventario e prendiamo. Un po' d'acqua. Ma funziona così? Cioè, quando uno si è ubriacato il giorno prima a bere acqua, glielo fa passare? What? Che succede? Come on. What happens? No. Well, qualcosa non va. Looks like Corporal cut us off again. If we're unlucky, the bar won't have electricity either. Ah, ok, non abbiamo acqua. Qua. Allora, non abbiamo acqua fondamentalmente perché la colpollo, come si chiamava, ha tagliato, li ha tagliati fuori, insomma. Questa è una cosa che succede anche senza corporazioni in tanti luoghi del sud Italia. Comunque, quindi siamo riusciti a riempire solo metà bicchiere d'acqua. Questo non funziona, quindi immagino che noi dobbiamo trovare altra acqua. Puoi bere? Possiamo fare così? Let's not. And fill it with booze instead. In che senso, tesoro mio? Proviamo a uscire. One of the few luxuries I am willing to afford. A door that can't. Ok, lei ha una porta abbastanza robusta che non può essere aperta prendendola a calci. Not passed out on my bed. The door has no handle on purpose. Ok, e come apri la tua porta, amore mio? Forse lo fai attraverso questo? I should try more traditional ma- ok. I'm going nowhere until I've rid my. No, dobbiamo prima di tutto toglierle questo hangover. Cosa sto perdendo? Cosa sto mancando? Cosa non noto? C'è. Oh mio Dio. Allora, quello che mi circonda senza una porta, diciamo così. Perché? Hello, c'è qualcuno? Mostrati. Dove si può nascondere qualcuno nel tuo appartamento? Tesoro mio, questo succede a drogarsi. Lei sospetta che sia stato quello che ha preso la sera prima, insomma, a fare questo effetto. Proviamo a coccolare la gatta. Oh! Hey Foxina, oh. You fluffy little ball. How are you? Non serve che traduca, vero? That's a good girl. You're a beauty, you know. Sta coccolando il gatto. Of course you do. Amore, quanto è bella! I'll adore her from afar for now. I don't think. Ok, adoriamola da lontano. Ciao Foxina! Quanto sei bella! Vediamo se la radio vuole qualcosa da noi perché vedo che. Cioè, questa voce che. Ogni tanto. Non quella che abbiamo nella testa.
l'altra che sentiamo, ma forse viene da fuori. Dobbiamo ad aprire qua? No? Ma come vuoi fare questo data drill? Cioè, helpami. I don't want to mess with the wind. Good idea. It might still be worth. Ok, abbiamo preso la bottiglia, ma c'è un po' di roba? No, è vuota. I'll at least save my favorite glass. I miss permanent things in my life. Ok, vuole salvare almeno il suo bicchierino preferito. Questo? Possiamo mettere l'acqua qua? Once held alcohol. Ok. No use. It's not working. In effetti ho osservato tante cose, ma non ho toccato tante cose. It's perfect where it. Beh, proviamo a. Allora, qua non possiamo fare niente. Microwave. I'm not really hungry. Okay. Kitchen table. I'm not gonna clean. Non vuole pulire. Bucket, ok. Kitchen sink, abbiamo detto che non funziona. Towel. They do say to never travel. Ok, ora abbiamo anche un. I'm sure I'll find a bed. Proviamo a prendere il computer. Data drill is VR only. I don't need it. Ok, oggi niente computer antico. The door has no. Scusa. The door has no handle on per. Ok. Stiamo giocando da quanto? 2 minuti? Siamo già bloccati. Jacket, jacket, jacket. Chiudi, chiudi, chiudi. Cabinet, cabinet, cabinet. Sink. Ancient computer. Cosa mi manca? Bedsheet corner. Vediamo un po'. Ah, there's my hangover pills. Ma va. Delicious. Chemical freedom for the brain. Qua c'erano le sue pillole per il dopo sbronza. Excellent. With the right amount of water, these babies will put me back into action in no time. Capisco. Molto bene, puoi fare così. It's vital to fill the glass up completely first. These pills kill one's stomach lining otherwise. Allora, lei dice che bisogna per forza riempire il bicchiere tutto perché altrimenti queste pillole le distruggono lo stomaco. Onesta figliola, io credo che tu debba prendere un gastroprotettore per questo. E che non basti bere un po' più d'acqua, Però, chissà. Non so, tu lasci dell'acqua alla tua piccola, puoi prendere l'acqua di Faxina? Abbiamo dell'acqua nel frigo? No, thanks. No, non abbiamo dell'acqua nel frigo. Qua abbiamo detto che non funziona. Qua abbiamo detto che non funziona. Porca miseria, non è che possiamo hackare questo coso. No, use on self. Cabinets. Why not the sink? Ma facciamo una prova. I see nothing to. Figlia mia, come posso farti bere? Help. I don't want to clean up those. Oddio, aspettate. Sarà forse una cosa. Ok. Dobbiamo far giocare il gatto? No. Ok, noi vogliamo che lei stia con noi, però forse prendere. No. No. Veramente dobbiamo riempire il bicchiere con l'acqua piovana? Perché io non credo sia salutare.
Come posso fare a far giocare la vicina? Proviamo così. Puoi aprire la finestra da qua magari? You don't wanna mess with the window. Open window. Ok. Questo l'abbiamo già visto. I can see beyond Haven's border wall from here. Va bene, non ci interessa in questo momento lo stato del posto. Se io do una sardina... Ah, no, aspetta, spostati. Wanna have a fishy, Foxina? Fishy, fishy. Here you go, little one. Brava piccola, dove va a mangiarla? Sul mio letto, naturalmente. Questo è assolutamente realistico. Non sto scherzando. In che senso, scusami? Apri questa finestra. Non sto capendo, forse questo? The bottle is too big to get. Ah, ma qui c'è una grata. Ho capito. Va bene, va bene. This is what it's come to, Evie. You'll be drinking rainwater now. Ok. Done. A shot glass full of water. That's blasphemy. Abbiamo riempito il nostro sciottino d'acqua. E questo è. Done. One more time and I should have enough. Allora, secondo me, tesoro, se già le medicine ti distruggono lo stomaco, quest'acqua piovana, che già ai tempi nostri è acqua piena di schifezze, figurati come sarà ai tempi tuoi. Io fossi in te non lo farei. Non so, vuoi farne un altro pezzetto? Vabbè. Prendiamoci queste pillole con quest'acqua schifosa. Non riusciamo ad aprirla? No? Se lo pensi tu. E abbiamo usato i nostri artigli alla Wolverine per distruggere la bottiglina di pillole. Io veramente. Cosa stiamo facendo? Vai, amore, bevi! Si sente già bene. Ok, beata te, figliola. Basta così poco. Oh, cazzo. Hangover successfully exterminated. Let's get out of here and find Hassan. She'll be my meat guard for tonight's data drill, after all. Allora, dobbiamo trovare questa Hustar che la aiuterà a... No. My head. A fare il data drill. Doing it again. Ma lei ha ancora mal di testa. Allora, questi sono dei... Spero, dei gradi che spero di non dovermi ricordare. Delle coordinate che spero di non dovermi ricordare. Ok. Tutto a posto qua. Facciamo un po' di... cerchiamo di essere responsabili un minimo. Tipo, per esempio, spegniamo la radio. Spegniamo la luce. Non chiudiamo la finestra perché altrimenti Foxina non ha dove uscire. Va bene, è bellissimo, lasciamola mangiare. Però, vabbè, forse ucciderà un po' di mosche, si prende un altro po' di proteine. Andiamo. Right. Let's get out of here. Door. Voice recognition. Voice not recognized. Oh. What do you mean voice not recognized? It's me. Well, all right then. Ok, il sistema non ha riconosciuto la sua voce. Oh. Stai zitta. Door. Passphrase. Frangelico. Adesso la blocca per sempre. Calvados, Kalua, Uzo, Finlandia, Firewater. Passphrase not recognized. Access denied. I'm beginning to feel as if something really bad happened yesterday. This
all makes no sense. Door. Load override protocol. Evie evacuate 2509. Initiate security question. Ok, lei sta attivando un altro sistema di sicurezza che penso sia insomma che per farla uscire da qua il più in fretta possibile. Allora, qua dice, le ha chiesto qual è il tuo cocktail preferito. Non mi piace ma io come faccio a sapere? A classic margarita, the bombastic orbital nova. I don't like cocktails. Secondo me lei non è tipo da cocktail, onesta. I don't like cocktails. Wrong. Door system shutting down. Ma fo... Fondant. Lend me. I have no idea how this can be, but I'm locked out of my own security system now. Ok, siamo chiuse dentro. Che bello. Andiamo un attimo a vedere qui. Voglio solo vedere se notable persons... Ok, voglio vedere se c'è scritto, se la risposta era qua. O se dovevo inventarmela. No, non c'è la risposta, quindi immagino che qualunque risposta andasse bene. Beh, allora, noi siamo una cazzo di hacker, voglio dire, hackiamo. Plugging in. Ma poi riusciamo a entrare di nuovo, figlia mia. Che angoscia. Se fosse successo a me sarei veramente spaventata. Amore. No. I'm counting on you later. No. You know that Hassad needs you to help her guard me. Oh. Amore, vuole che non usciamo. Anch'io non voglio uscire, torniamo da... Door. Voice recognition. Owner. This isn't cyberspace. I can't... No, ok, quindi abbiamo chiuso la porta, almeno nessuno può entrare. Perfetto. Facciamo un save. Save one. Save game. Perfetto. Qua non posso dare nomi ai save. How sad. Security camera. My security camera. Can't be paranoid enough around here. Ah, questa è la sua personale security camera, perfetto. No, non possiamo dare un'occhiata. Just imagining my hacking finger in that is. Va bene. Our fire hose. Completely useless right now, having no access to running water and all. Ok, questo è un coso antincendio. Ma non abbiamo acqua, quindi. This thing's been broken for weeks now. Neither Guldklump nor Hussar bothered cleaning the shard. Allora, qua dice lei, nessuno si è preoccupato di pulire, cioè i suoi due amici, e neanche io pulirò. Hussar thought it'd be funny to put that police card thing there. We already look like a murder scene. Ah, praticamente la sua amica Hussar, she said, ha messo questi cosi della polizia per far sembrare questa cosa una scena del crimine. Che metodi per divertirsi alternativi. A map of our neighborhood. The red spots are corporal stations. One would think that with that much police presence, things would be better around here. If okay. One recently had a lobotomy, that is. Ok, praticamente qua ci sono tante stazioni della polizia, tutte queste cose rosse sono stazioni della polizia. Sulla mappa, però il luogo, insomma, non è sicuro. Dei cavi che pendono. Ok. Allora, questo è un gioco in cui... chiaramente è un gioco fatto in maniera classica, un topo! E questo significa che dobbiamo essere ben coscienti di tutto quello che abbiamo nell'ambiente, quindi sarà un po' più lento rispetto per esempio alla demo di Old Skies che abbiamo provato l'altra volta, che invece aveva molta meno roba nelle schermate da osservare. Allora, questi sono i mozziconi di sigaretta di Guldklump, che si fuma queste sigarette al tabacco. Most of the houses around here are much newer than ours, but still manage to look worse than ours.
Imagine this hellhole. Allora, lei dice che le case che del suo vicinato sono praticamente più brutte della sua, nonostante siano più nuove. Questo è veramente, non so come sia possibile. Ok, questi... Ok, aspetta. Allora, praticamente questi fili sono stati messi qui da qualcuno... di, diciamo, ufficiale, non dalla sua amica, per scherzo, perché dice in questo corridoio sono successe cose. Vediamo se c'è qualcosa che succede. Non vuole dirlo, va bene. E, ah, questa è la porta di Guldkum. Vediamo se possiamo bussare. Nah, I'm gonna leave Guldkum. Nah. No, vogliamo solo la nostra amica Hussar. Pigliamoci un po' di pioggia. Ma i panni stesi alla pioggia. Ok, si sente meglio quando piove. Sto cercando di parlare con la voce inquietante, ma non la sente più. Questi sono i vestiti di Hussar. Must have thought hanging up her clothes to dry was a very good idea when she staggered upstairs yesterday. That shirt in the middle is Hassa's favorite one too. She'll hate herself. Ma I'm not the only one constantly embarrassing herself with dubious life decisions. Possiamo raccoglierglieli. Grazie. Puoi raccogliere anche gli altri. Ma quanto sei stronza. Allora, lei abbiamo praticamente salvato la maglia preferita di Hussar, ma non abbiamo voluto salvare tutto il resto. No, no, scusa, volevo osservarla. Allora, questo è uno space elevator, un ascensore spaziale, non lo so. Praticamente era qualcosa che si riteneva impossibile da costruire e invece poi è stata costruita proprio qua. Eccolo qua. Lei praticamente lavorava per questa Mitsutomo, che penso sia una corporazione appunto, ma poi è stata licenziata e un giorno dice: se non mi avessero licenziata sarei finita anch'io qui. Questo è il nostro, la casa della nostra amica, quindi salviamo again, really briefly. Perfetto, adesso bussiamo alla porta di Hussar. Allora, lei aveva chiesto a Hussar. Allora, lei si era proposta di comprare a Hussar una porta decente, una porta insomma di sicurezza come quella che ha lei, ma Hussar ha declinato dicendo no, un proiettile in testa è molto meno costoso. Sì, se sei sveglia quando puoi darlo, insomma. Hey, Hassa, wake up, you boo strike. Time to give me some meat space cover. Great. She's probably still asleep. I'll try calling her. Ok, stiamo cercando di svegliarla, ma lei non risponde, quindi stiamo provando a chiamarla. No answer. Comms off. Non funziona. I can't do the drill alone. I need her to drag me out if I get iced. Però lei ha bisogno di Hussar perché ha bisogno insomma di un guardia del corpo nel caso in cui qualcosa va storto, deve essere trascinata via dal drill. Bene, possiamo sbundare la porta. A little screech of my claws will wake her up. That sounds hideous. Oh, anche questo, io volevo. Ah! Ok, l'abbiamo svegliato. Chill, Hassa, it's me. I couldn't get you to wake up. Oh, good. Allora, io speravo che con gli artigli lei potesse sbundare alla porta, ma lei ha fatto quel rumore orrendo che ha svegliato la sua amica. Ha funzionato lo stesso. Sure thing. Sorry, but I needed you awake. And now tell me why you almost ruined your claws to wake me up. Ok, allora, hai promesso che mi avresti fatto da meat guard sulla drill, insomma, di oggi. Ti va ancora? Ho cercato di chiamarti, hai spento la tua comunicazione o qualcosa del genere? Cosa accidenti è successo ieri? Cosa abbiamo fatto?
You think your father's gonna lop my head off for missing my shift? Pensi che tuo padre mi uccida se salto il turno oggi? No, diciamogli, chiediamole prima di tutto cosa è successo ieri. Neanche lei se lo ricorda. Comunque è strano, cioè comunque inusuale che questo gioco sia riuscito a essere doppiato. Complimenti. At one point, I had to scare some gangers away. And when I came back, you were taking a bet about being able to hack some node I never heard of. Allora, lei ha fatto una lei, la nostra protagonista, ha fatto una scommessa con qualcuno che avrebbe hackato questo nodo. You okay, sis? Diciamo no, ci ha chiesto, stai bene? No, sto sentendo una strana voce nella mia testa. Oh. Pensavo fossero le droghe, ma non ne hai menzionata nessuna. Non ne abbiamo presa nessuna. Quindi allora lei dice, non capisco più di cosa si tratti. Forse sono stata fritta quando ho provato a fare quell'hack. Ok. Allora, praticamente la nostra protagonista, Evie, teme che avendo accato questa cosa strana ieri sia stata fritta fondamentalmente, o iced, come penso che iced sia il termine ufficiale che loro usano, e questa cosa insomma può chiaramente scombussolare il cervello. Diciamo, ho cercato di chiamarti, le tue comunicazioni sono off. I tried calling you. Nah. I kept it on in case you got yourself some tea. Lei dice no, sono attivi, sono accesi. Ho cercato di chiamarti, la connessione era giù. Adesso Hussar sta cercando di chiamarci. Il tuo com è offline, non il mio. Actually, the whole net is down. I can still access Buckabot, but everything official? Down. A lei non riesce più ad accedere da nessuna parte tranne questo Buckabot. Something's going down. Haven is completely cut off. What did you do this time? It wasn't me. I think. Ma non ho capito se è veramente la città maybe che è off, o solo lei. I'm just messing with you, fruit. Not even you, you're such hot stuff, you can bang up a whole district and drink like a hobo at the same time. Yeah, still scary though. There's another thing though. Che bella la zampina di gatto lassù. Allora, diciamole. Allora, qui io non ho capito se noi siamo scollegate o tutta la città è sconnessa. Fondamentalmente, comunque lo capiremo tra poco, penso. I vestiti che hai messo ad appendere ieri sono adesso tutti bagnati. Quali vestiti? Devi aver appeso i tuoi vestiti quando siamo tornate ieri. Non ti preoccupare, ho salvato la tua maglietta preferita. Poi salvato molto relativamente, visto che pioveva già da 3 ore. Ma perché non ci fa entrare? Cioè, perché dobbiamo parlare attraverso la porta? Comunque, diciamole, hai promesso di fare questa cosa, sei ancora pronta per quello? Evie, no, sono male, cioè, insomma, sto male perché ieri sei imbriacata. Dice, sopravviverai senza di me almeno una volta. Tu, figlia mia, sei molto poco responsabile verso di me, devo dirtelo. Diciamo, sicuro, tutto quello che devi fare è staccarmi se le cose cominciano ad andare male. Non voglio. Mi fa male tutto ed è tutta colpa tua. Oh, ho saltato un... Avanti, ti do il 20%. No. Cioè, 25. Ho detto no, ora vattene prima che ti meni. 30%? 30% and you get me some proper air of the dog. They say to always start with what you stop with. Bring me that. But I have no clue what we had last night. Neither do I. Not my problem. Gah, you're the worst. You know that, right? You're the worst, too.
Allora, lei vuole praticamente. Non ho capito questo Hair of the Dog cosa sarebbe. Comunque dobbiamo tornare dove siamo state ieri, che non sappiamo dov'è, e portarle questa cosa. Dice che tuo padre mi staccherà la testa per aver saltato il. Per aver saltato il mio turno. Yep. Sì. Track. Catto. Yep. Shouldn't you be downstairs right now too? At the door? Non dovresti essere anche tu giù al bar. Loro lavorano tutti giù al bar. Quindi tuo padre staccherà la testa anche a te? Drek. Yep. Thanks for the stimulating exchange. Yep. Yep. Va bene, vado. See you later, Sparrow. Vabbè. Andiamo ad affrontare nostro padre, cioè suo padre, cosa devo dire? Well. Che penso sia lui. Look who's alive again. On the Ragnaroks. Doing your freaky chameleon eye thing again. You know, I don't like it when you don't even turn your head to look at me. And you know I don't like it when you party the whole night, so I have to take over your shift. Since I'm behind the bar and you're not, guess what? You're gonna have to live with my new eye creeping you out. I'm sorry, Klump. Strange Drek's been happening. I really don't wanna know right now. At least you've not been shooting your gun again upstairs. Could you stay behind the bar for a bit longer? I need to prepare for a drill, and Hassa's down too. Yeah, I figured. Do what you gotta do. Klump's here to save the day. Allora, forse non è lui il padre di Hussar. Klump. No, ok, I'm sorry. Really. Allora, non credo che lui sia il padre di... Vediamo se esaminandolo. My boss and foster father, Harald. Invece sì. We call him Guldklump. He may look screwed, but if anyone as much as touches him, I go full Valkyrie on him. I owe the chum my life. Ok, allora. Lui non è il... Non penso sia il padre di Hussar. Penso che il padre di Hussar possegga il bar. Fondamentalmente noi lavoriamo qui. Abbiamo saltato il turno, quindi lui lo fa al posto nostro. Ed è incazzato. E noi gli abbiamo detto, vabbè, puoi continuare a stare qui un altro po', devo fare delle cose. E lui ha detto, sì, mi piglio pure la tua paga. Che onestamente non gli puoi dire di no a questo punto. Quindi salviamo. Whoops. Ed esaminiamo un po' di roba. Qua c'è un sacco di roba da esaminare. Vorrei un tasso per vedere tutti gli hotspot. The Aristocrat. Ok, ma partiamo da qua. Quanto posso andare in qua? Oddio, questa area è gigante. Non mi sento bene. Andiamo da questa parte. Partiamo da qua. Allora, qui abbiamo Harald. Abbiamo l'insegna del bar. On the Ragnaroks. You know, I may be a bit... Okay. Very cynical sometimes. That's still the best part. Vabbè, le piace questo nome, giustamente un gioco di parole su On the Rocks. Vabbè, Barcells, non, forse non. Vabbè, osserviamo. Non Harald, scusa, volevo questo. Our booze collection would actually even make some. Dice che hanno un sacco di liquori. That green bottle over there is our local shoebox glow. And up until recently. It featured an incredibly rare bottle of vodka. E qui c'era anche questa la rara bottiglia di vodka che lei si è scolata, fondamentalmente. Quello è il motivo per cui io, se fossi il tuo capo, ti ucciderei. Our beer tab. We serve twitching top hats, a Bornholm local, and changing conglomerate brands to show what proud patriots we are. Ok, questa è la cosa dove si spilla la birra. Guess where Bornholm Properties doesn't sell or rent flats out. That's right. Haven. Un'insegna pubblicitaria non ci interessa particolarmente. Qui abbiamo security fridge. This is the fridge where we keep the stuff that should definitely not fall victim to a stray bullet of theft. It's a feast for the eye whenever Guldklump notices someone trying to fiddle with it.
Allora, praticamente... questo è il loro frigo di sicurezza, appunto qua ci mettono tutti i drink così costosi, così di qualità, insomma, che non devono assolutamente essere rubati. E lei dice, quando lui becca qualcuno che sta giocherellando con il pannello di accesso, lo uccide. Quindi, cioè, lo uccide in senso figurato. Our security circuit is down. Okay. I don't think it's Corporal. After the sets went down, Haven got cut off almost immediately. Water's out and electricity too. Ok, stiamo cominciando forse a capire qualcosa. Should suffice for the night. There's not enough juice to run our security circuit though, so if you wanna rob us of the good booze again, you're gonna have to go elbow deep this time. Oh no! Is it my turn? After what you did yesterday? It certainly is now. Crap. Literally. Allora, praticamente... I regret having voted for the biowaste backup. Praticamente lui ha detto che la città sta girando, insomma, sulla... è stata tagliata fuori. Quindi non siamo solo noi tagliati fuori, ma sono tutti tagliati fuori, sia dall'elettricità che dall'acqua. E loro stanno andando, insomma, sulla griglia di backup, che però non è sufficiente a gestire anche la cosa di sicurezza. Vediamo se il telegiornale ci dà qualche informazione. Vabbè, una TV non corporativa. No, pensavo ci desse qualche notizia. Comunque, è chiaro che i nostri personaggi qui sono tutti quanti un po' contro the corporation. Questo è il remote control. Ok. Cosa stiamo guardando? I'll be emailing about this when I think of something. Che cosa? Se sono citazioni non le sto cogliendo. Purtroppo. Cosa? Mailbox. Non capisco questa cosa. Droid Riot. Ma quello era un gatto? No, che cos'è? Che programmi vi state vedendo? Questo è un gatto. Bene, questa è una specie di MTV. Science with Dr. Awesome. Questo è un programma di scienze con i pianeti. Anime Ministry, non ho fatto in tempo a leggere. Comunque, quanti dettagli che hanno messo. Onestamente, cioè, finora abbiamo visto tanti, cioè, quanti cacchio di canali hanno immaginato. Non, questo è un altro pensavo commentasse il programma, invece no. My friendly corp pony, obedience is mandatory. Va bene. Interessante. Comunque, cioè, veramente, veramente carino. Hanno pensato a un sacco di cose. Ora, vediamo un po' questa gente. Lieutenant Hunt. È molto difficile pronunciare questa parola. Proviamo a parlargli. Ok, no, lieutenante qua, luogotenente, non gli piace parlare. Vending window. Sell digisigs and other stuff patrons in a bar would want. Of course, all business endeavors are licensed. By the Evie's wallet approves of this corporation, that is. Locations on the Ragnarok's Shady Dealings. Ok, questa è una finestra in cui loro vendono degli oggetti apparentemente fuori comunque dal controllo corporativo. We use it to organize android death derby bets and questa è una lavagna. Sometimes. I draw Hassa sitting on Gould Klum's face. That usually... Perhaps another... Va bene.
Name's Kai Elspas. He's a nurse at the street doc next door. Ok, lui è uno che fa l'infermiere dal dottore della porta accanto. I'm excellent. Thank you, Evie. How's your health? Not worth mentioning. You better take care of yourself, young lady. Vabbè, lui dice di prendere cura di te, però niente di importante, questo è il nostro menu. Bar door, e questo chi è? He calls himself Lake Colybius. He's a bit of a know-it-all. Sei un sapientone. Lake, how's it hanging? I have a PhD in chemical engineering, specializing in biomaterials. Ok. Things don't hang for me. Lui ha un PhD e quindi le cose non hang per lui. Evidentemente lui vuole, non so, vuole che gli parli come se fosse nell'Ottocento. E poi abbiamo quest'uomo, Carl. Non volevo portarti in bagno, volevo leggere lui. Carl talks too much. Ah, questo è Carl, lei dice Carl parla troppo. Ma volevo solo spostarti. Hey Carl. Evie, did you ever wanna change something? What? Evie, hai mai voluto cambiare qualcosa? Tutti vogliono cambiare qualcosa. Sfortunatamente il cambiamento arriva sempre dall'alto e io non penso che tu sei in alto, vero? Io me ne andrò adesso, Carl. Pover'uomo, cos'è questo Hollow Dart? Oh, ok, una cosa di freccette ma olografica. Carina. Il bagno? Ok, qua dice sono i bagni estremamente schifosi, e infatti. Oddio, che schifo. Lock says it's occupied. Must be out of order. Okay. No memories. That hole in the door has a very funny and dramatic story behind it. Not that I remember it, but I think it includes. Okay, qui qualcuno è stato sparato. Judging by the smell coming from inside that stall, someone was surprised by the sudden lack of running water. Order now. Qua vabbè, sporco. I think it was me who sprayed that graffiti on the door. What can I say? Thankfully, I forget all about that nonsense. Need a new lever. Android rides now. This mirror was broken when I came back here from Tomo. Ma lei praticamente ha distrutto, cioè tutti questi danni li ha causati lei. Questo graffito l'ha fatto lei. Questo buco qua con il fucile l'ha fatto lei. Questo coso l'ha rotto lei. Figlia mia. When we actually have running water, some poor sobs wash their hands in those sinks. Vabbè, qua è tutto sporco, dice, pieno di batteri. Io andiamocene. Sappiamo che qui c'è un bagno. Dovesse mai servirci. Maintenance room. Our maintenance room. Without the cleaning stuff inside that room, we could probably camouflage our bar as a bomb crater. Scusami, ho saltato il. Ovviamente non abbiamo una luce. Ah, qua abbiamo un sacco di roba. Switchboard. The electrical command center of the bar. I usually let Hassa handle it, because that thing just screams, "I want to electrocute you." Oddio, non voglio essere elettrocutata, salviamo. I'll abstain from mess. Ok, non vuole occuparsene. Jar, utility shelves, jar. My favorite jar. I don't want to risk dropping. Ma io non penso che qua ci serva qualcosa comunque. Our bio-waste generator. I call it BioWare though. Sounds slightly less gross. It uses literal dreck to power the bar's security grid when we're cut off. Without this generator, our weapons locker, safe, and security fridge would be up for the taking right now. Allora, every time a patron goes to the toilet, the bar becomes a safer place. Praticamente questo è un generatore che serve a dare elettricità, insomma energia, a tutto ciò che adesso non sta funzionando. Tipo appunto il frigo d'emergenza e anche il locker là dove tengono le armi e funziona a feci fondamentalmente, nel senso che sì, nel senso che utilizza quando insomma i loro clienti vanno in bagno quello che
loro creano, ecco, viene utilizzato per creare energia con questo coso. I wonder if the code is still 999999 or if my influence is finally taking hold in this bar. Ok, vediamo se è così. Come funziona questo oggetto? That must have been the wrong combination. Riproviamo. That must have been the wrong combination. One more try and I'll be locked out. Oh oh, no 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 no. Clear. No no no, via, via, via. Ok. The pad to gain access to the backup generator. We use the generator. Allora, il codice che lei ricordava non era quello giusto, credo. Perché ho cliccato 99999 e non ha funzionato. Wine rack. Our wine rack. We actually use it to store some of the alcoholic oddities we come across. Ok. Quindi qui hanno infatti un sacco di cherry syrup, wine rack. Aspettate, c'era un altro coso qua. Bottle of corn. Defunct nano booze. Vediamo se posso aprirlo. I see no. Did I just contemplate drinking? No, spostati. Che non si vedono le singole bottiglie. Cherry syrup. Bottle of corn. Defunct nano booze. Moldy bottle. I think this bottle is from the 21st century. No one knows what's in it. But we keep it around anyway. Because why not? Okay, prendiamola. I don't want that bottle. Questa è una bottiglia di, del XX secolo. Wine rack. Ma non credo ci sia. Vintage wine bottle. An ancient wine bottle. Stuff prob. I don't want that. Non possiamo prenderla. Vabbè, non c'è nulla da qua. Utility shelves, stack of coasters. A stash of twitching top hats coasters. When we were little, sarebbero quei cerchietti che si mettono sopra i quali si mettono i bicchieri per non far lasciare la condensa sul bancone. Li abbiamo presi. Qua c'è il freezer. Of the frozen fish that we serve the patrons. There's only frozen fish and. Va bene, questo un freezer. Io penso che dobbiamo aprire qua, onestamente, perché io penso inventory list. Our storage inventory list display. Probably. Fammi vedere. Logistics simulators. Non me lo fa vedere, volevo vedere di cosa avevamo a disposizione. Vediamo se riesco a parlare con il tizio sopra. Finiamo prima qua. Our music control system. We change the soundscape of the bar with it. Ok, questo cambia la musica. Radio channel. Radio Peak Bornholm. Changing the channel would do nothing. Ok, quindi questo è perfettamente inutile. To the first floor? No. Parliamo con questo aristocrat. Oh, questo è sempre un topo. We just call him the aristocrat. He's very secretive with his name. Ok, una persona molto misteriosa. Entertainment exec. The dreck he is. Hey there. Everything fine? Very. Our new TV show is about to debut on Bornholm 1. You have to watch it, Evie. What's its il name? Suo doppiatore mi è familiare. I'll keep an eye out then. Ah, dice che la loro nuova TV sta per andare in onda. We just oh, scusa, ho sbagliato. Hey there. Very. Pensavo cambiasse, invece no. La loro nuovo show televisivo, chiaramente. Non la loro nuova TV. Comunque, ok. Vediamo se posso parlare a lui di questo. Hey, Klump, I... Hold it right there, young lady. Before you even begin asking me for more favors, I know you went upstairs with my 250 creds vodka yesterday. Tell me you didn't just drink it all. Allora, lui ha detto, so che te ne sei andato con te ne sei andata su con la mia bottiglia di vodka, dimmi che non te la sei scolata tutta. E io comincio a credere che lui sia il padrone del bar. Allora, veramente, in realtà l'ho fatto, ho combinato un disastro ieri, Clamp. Non l'ho fatto, è ancora su e non è toccata. Andrò a prenderla, questa è una menzogna inutile. Actually, I did. I messed up yesterday, Clamp. Girl, you're past your 20s. Your hot stuff in the net
and you worked for Megacorp, and you still behave like a drakehead teen. What in Loki's name is wrong with you? Ci sta facendo il pippone, chiaramente. Giustamente. I can't stand being back in Haven anymore, and I can't stand having to do milk run drills. As if I were a green noob again. What do you expect? Lei dice che è incazzata perché non vuole stare qui, non vuole fare le drill. Never mind. I'll pay for everything. Oh yes, you will pay. And then you'll stay sober for at least a week. A friend's leaving for a short contraband run next week. You'll be on that ship. Get a break. Allora lui le ha detto sì, tu pagherai tutto, tutti i danni. In più un mio amico se ne sta, cioè una persona se ne sta andando per un viaggio, insomma. Tra una settimana e tu andrai sulla sua nave, così te ne allontani un po' da questo posto. Ok, diciamo. Qual è? No, Haas vuole che io le faccia lo stesso drink che abbiamo preso ieri. Sai cosa abbiamo preso? Cosa avete preso? Cosa non avete preso? E questo Rumskum Skunk è quello che abbiamo preso ieri. Ovviamente sono ingredienti dal frigo di sicurezza. Then I asked you to be careful with the bottle you were handling and you said, no worries, it's straight from here, we can get more. Oops. Which you never did, naturally. I would have, if I'd remember any of this. Not the best time for assurances like that. Just let me finish. The third bottle you used, Usar split straight on the floor. Oops. You two were like gremlins yesterday. You can tell my daughter she's sì, lui è il proprietario. That bottle was. I think there was also something non-alcoholic in there. You vanished around the corner and came back with another bottle. That's it? You don't remember the exact ingredients either? Evie, I was dealing with a full bar, whilst you two were busy reliving your teens. Don't push. Allora, noi abbiamo preso tre bottiglie da questo frigo. Fondamentalmente, una delle quali non capisco se l'abbiamo usata perché Hus l'ha schiantata a terra e qui, e infatti lui ha detto di a mia figlia che pagherà quella bottiglia e in più lei è andata da un'altra parte a prendere una quarta bottiglia, porca miseria. Allora, Hussar non mi ha detto, non mi ha potuto dire molto, cosa è successo ieri? Oh, heavy, heavy, heavy. If I told you all the things you two crazies did. Vabbè, non ci vuole dire tutto quello che abbiamo fatto perché abbiamo combinato un macello. I'm gonna tell you one thing. If you scare me again like you did. Però dice, se tu mi spaventi di nuovo come hai fatto ieri, te ne devi andare. You weren't even scared when your face was pushed straight into that hover car's exhaust stream. But that was me. Faces can be replaced. You can't. Hassan told me I was trying to hack into some node from the bar? Not any node. You said you'd be hacking into Bornholm Orbital. Allora, noi volevamo hackarci dentro Bornholm Orbital. Cioè nella stazione spaziale. You were thrown out before I could even react. E ovviamente siamo state cacciate fuori. But what you did was pretty much suicide by core. E lui dice sei una cretina perché questo è stato troppo pericoloso. Don't do it. But I... And what happens 10 minutes later? Bornholm satellite net. E 10 minuti dopo il la rete satellitare di Bornholm va giù. I couldn't even do that in my dreams, Klump. I'm sorry I scared you. I'm a drakehead. At least you're a drakehead with a heartbeat. Di che si tratta? Cioè, dimmi di questo shutdown satellitare. What's all this about a satellite shutdown? Well, minutes after you were almost fried by your drunken hack, the geosats over Bornholm went dead. Looks like the conglomerate are routing all data via their proprietary sats now. But they excluded Haven from their net. Guess it's to prevent slum pirates like you from screwing their dreck up right through the front door. That is, if you aren't the cause to begin with. Allora, lui neanche sa bene cosa è successo. Aspettate un attimo. I can't be the reason, Klump. How would I do that? Shut down whole satellite arrays? If I could do that,
I'd be rich as allora, aspettate un attimo. Hope you're not hot enough for a dropship. Anyway, shoeboxers are adapting, or are just staying off the net. Rest of town has a couple of bandwidth problems, as it seems, but nothing major. Still, if you wanna drill out today, you better be extra cautious. Conglomerate security is gonna be patrolling date. Since when have they promoted you to Admiral Obvious? Thanks for the heads up. Allora, speravo che lui potesse ripetere la parte iniziale. Comunque sia, il fatto è che da quello che ho capito è andata giù la rete e ognuno, insomma, di loro sta cercando di ogni attività, ogni posto, insomma, in Haven sta cercando di gestirsi come può. Ma la sicurezza fondamentalmente è aumentata, la sicurezza nel cyberspazio, credo. E quindi se noi dobbiamo fare questa drill, che dobbiamo fare, dobbiamo stare particolarmente attente. Lui, come anche Hus, hanno tutti e due suggerito che il fatto che noi ci siamo attaccate alla stazione spaziale, alla stazione orbitale, potrebbe aver causato tutto ciò. Però noi abbiamo risposto, anche molto logicamente secondo me, che non è possibile, perché intanto siamo state sbattute fuori subito, in secondo luogo... comunque sia, quella è insomma una stazione spaziale super sicura, non basta una cretina drogata che si attacca lì per accarla in 14 secondi, quindi dice non sono io la causa di tutto ciò. Diciamogli della strana voce nella testa. Lui dice: cosa intendi? La tua coscienza ti sta parlando finalmente? No, sento una voce femminile e sembra confusa. Ogni volta che parla mi viene mal di testa. Sounds like you caught a severe case of machine spirit. I've seen the Warhammer novels in your library that you're trying to hide from us. The Mechanicus aren't real, Klump. Stanno scherzando su Warhammer. Come on. Did I say anything yesterday about a voice? You didn't. But if your brain is as fried right now as you looked yesterday, it's likely just your neuron. Ieri non abbiamo parlato di nessuna voce, lui dice però se sei fritta oggi come ieri. It feels as if it's me that's talking, just with a different voice and disoriented. Projecting your consciousness into orbit will do that to you, Evie. Lui dice è colpa del fatto che hai cercato di hackerarti alla stazione spaziale. Allora, per quanto riguarda il tuo occhio camaleontico, a lei dà fastidio che lui la guardi con quell'occhio strano. My new eye can track almost 180 degrees accurately. Why would I not? Dice, il mio nuovo occhio può beccare 180 gradi, perché non devo usarlo? E lei dice, perché è inquietante, sembri un cyber zombie. Watch this. Klump, please stop. Lui la sta mettendo ancora più a disagio. You're a living dad joke. You know that, right? Okay, okay. Enjoy your stupid, creepy chameleon eye. Please tell me if you have any further issues with my behavior. I'm sure we'll come to a similar worthwhile solution. Vabbè, giustamente lui le ha detto fatti i cazzi tuoi, io uso quello che voglio. Mi dispiace molto del mio comportamento, Klump. So che mi sono già scusata, ma seriamente so di essere una palla in questo momento. Sto cercando di rimettermi in sesto, ma non funziona. Non voglio essere più una gang hacker e mi manca la vita di Mitsutomo. Lui dice, non capisco cosa ti piacesse tanto della vita corporativa. Lui dice, però devi capire che io sto cercando di fare la mia parte per aiutarti, ma tu sei la mia, è come una figlia adottiva.
waste my other daughter's future. Però se tu metti in a repentaglio il mio lavoro, tu metti a repentaglio anche la vita della mia altra figlia, quella vera. E quindi non mi costringere a scegliere tra te e il resto della mia vita. E noi possiamo dire, te lo prometto, non lo farò. Non posso promettertelo, ma ci proverò. Oppure, come puoi dire qualcosa del genere? È così crudele. No, figlia mia, non c'ha tutti i cioè, diciamo, te lo prometto. Questo è bello da sentire. Anche tu sei famiglia per me, Ivy. Ma il modo in cui ti comporti adesso... ma visto come ti comporti, è meglio che tu sappia che cosa stai rischiando, insomma. Chiediamogli il codice. The current generator access code. Yeah, I changed the code so I wouldn't have to listen to your security lectures anymore. Allora dice che ha cambiato il codice di sicurezza così. Here, have a look. Allora dice che ha cambiato il codice per non sentirsi più lei che si lamenta della sicurezza, perché il codice 99999 era troppo facile. E dice io me lo sono scritto, poi me lo sono dimenticato, e le ha dato questo foglietto. Vediamolo di nuovo, scusate un attimo. Io da qui cosa dovrei intuire? Porca miseria. Facciamoci un attimo ripetere cosa abbiamo avuto. Allora, Polish vodka. Ok. When I asked you to be careful with the bottle you were handling and you said the third bottle you used, Hussar split straight on the floor. You two were like gremlins yesterday. You can tell my daughter she's gonna pay for whatever that was. I think there was also something non-alcoholic in there. Ok. Ok, allora. Ah, qua c'è una macchia. The booze stain Hassan left. I'm glad I'm not the only one who screwed up. Seriously. Questa è la bottiglia che lei ha sfrantumato. Smells like some sort of ultra sweet syrupy liqueur? Some forest fruit maybe? Ok, forest fruit, quindi è qualcosa tipo forse il cherry syrup che sta qua. Allora, secondo me non riusciamo a risolvere questo enigma entro breve, onesta, però proviamoci. It's basically diabetes, a destroyer of teeth. Perché questo è dolcissimo. It's also an acceptable superglue. It's really really disgusting. Drek. I think I drank that yesterday. Good idea, Evie. Glad I had a closer look. We definitely had this in our drinks yesterday. Ok, quindi questa è la prima bottiglia, cioè in realtà è la terza, che è quella che lei ha smashato a terra fondamentalmente. Vediamo un po' corn. We didn't open it yet because a crazy old German. Ok. Vintage wine bottle. No, qua ci abbiamo provato. Questo non è... va benissimo. Non ho idee per il... fatemi vedere questo keypad. Che vuol dire quel... dobbiamo fare tipo così? Non lo so. Pensiamoci un attimo. Ok. Poi abbiamo security fridge. No. Qua, bar shelves, qua non possiamo prendere niente, vero? Our booze collection. There's no, no, vediamo un po'. And enrage Harald even no. Vediamo se possiamo uscire da quest'area. The door to the outside. Oh, ma qua c'è qualcun altro ancora. Ok, lei non vuole uscire ancora. Perfetto, quindi siamo... cioè, per forza dobbiamo trovare tutto qua. Elsie Junker Hollenstein. That's Elsie, local specialist. Perché ha le orecchie? Sì, ha le orecchie tipo elfiche. Hey Elsie. Hey Evie. You want a good deal on some salvage chrome? I'm good, thanks. Ok, penso che lei venda droga. Ok, lui che ha in mano? Non si sa. No, proviamo ad andare al first floor. Ok, proviamo ad andare qui.
Ok, proviamo a ribussare a lei. Cos'è questo? Pado? Ok. Sai il codice del Waste Generator? Cosa? No, non ne ho idea. Ok. A puddle of water. Considering what seems to be the state of our water supply. Ok, quindi lei ha detto che questa, visto che non c'è acqua, questo è la veramente noi dobbiamo prendere. Che schifo. Better idea. Let's not. Non vuole raccoglierla. I'm not that thirsty. Vabbè, forse non dobbiamo veramente farlo. This was once a bottle of awesome Finnish vodka. Now, it's only filled with regret. Nah. No. This isn't cyberspace. Scusami. Door. Adesso funziona. Vediamo questo bucket. I didn't put that Nah. No. Qua abbiamo, c'era della birra tipo. I'm not gonna click. Forse ci serve della birra. Forse è la birra che dobbiamo prendere, aspettate. Che ha detto vodka, però. Dove stai andando? Chiudi per favore. Door. Ok, perfetto. Perfetto. Qua il doppio clic purtroppo non funziona. Allora, vediamo se possiamo prendere birra. I'm not gonna enrage Klump further. No, non possiamo prendere la birra. Mannaggia. Scusa, aspetta, aspetta. Ho sbagliato. Allora. That's not a proper use. No, vediamo questo. That thing once held. Qualcosa non mi convince. Allora, my brain's not working. Vediamo. Screeching about some Polish vodka. You're really in the mood for vodka lately. Ok. Then I asked you to be careful with the bottle you were handling and you said, no worries, it's straight from here, we can get more. The third bottle you used, Hussar split straight on the floor. You two were like gremlins yesterday. You can tell my daughter she's gonna pay for what. I think there was also something non-alcoholic in there. You vanished around the corner and came back with another bottle. You vanished around the corner. I don't need to buy stuff from the bar. You good? I'm excellent. No, 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 scusa, non volevo. Smells like. Sì, sì, ho capito. No, salviamo un attimo. Ok, sono andata anche a cercarmi il simbolino perché. Show me again the generator access code. Eccolo qua. Sono andata a cercarmi questo simbolino che è il sigma. Io devo anche averlo studiato al liceo, ma non me lo ricordavo. Please, show it, stai fermo. E indica una somma. Immagino che voi lo sapevate tutti quanti già. Io purtroppo non me lo ricordavo. Anyways, credo che questo significhi che la somma di tutti questi benedetti numeri deve fare 37. Ora, see you later. Andiamo giù, per favore. Giù, giù, giù. Perfetto. Allora, noi adesso abbiamo... Quante cifre dovevamo inserire? The pad to gain access to the backup generator. We use the generator to power our security circuit. Non me lo dice più. Comunque erano tipo... Mo, aspettate, fatemi salvare qua perché eravamo ad un tentativo dal blocco di questo sistema. E non voglio che risucceda, quindi vediamo quante sono. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ok, sono 5. Posso avere un foglio? Perfetto. Quindi noi dobbiamo trovare una combinazione qua che faccia 37, ma io temo che purtroppo ce ne siano tante. Come possiamo procedere?
37 37 37 37. Ma devo ripetere sempre un numero? Devo... Assumiamo che debbano essere 5 numeri diversi. E devono fare 37. E devo avere 5 slot fondamentalmente. 1, 2, 3, 4 e 5. Ok. Allora, partiamo dal più alto, il 9. Così ci togliamo il problema. Tipo 9 più 8. Proviamo a fare proprio così. Vediamo dove arriviamo. 9 più 8, 17. Più 7. Cerchiamo di non sbagliare. Prendiamo la calcolatrice. Anche se non dovrei sbagliare fino a questo punto, però. Quindi 9 più 8 più 7, 24. Più 6, 30. Più 5, 35. Più 2, 37. Proviamo. 9, 8, 7, 6, 5 e 2. Excellent. That was the correct code. Really? Wow. Scusate, sono un attimo... Fatemi fare una prova, giusto per curiosità. Fatemi fare una prova, tanto adesso sappiamo qual è, no? Load, questo. Load. Ok. Facciamo un'altra prova, no? Partiamo da 5. Facciamo 5 più 4 più 6 più... No, ma non posso fare così, perché così non arriverò mai a 37. Però se noi facciamo 5 per 5 fa 25, non va bene. 6 per 5, 6 per 5 fa 30 più 7. Proviamo così. 3. No, 6 per... No, quanto sono stupida. Non è possibile perché 6 per 5 abbiamo già usato tutte le cifre. Se, quindi forse ho trovato l'unica soluzione possibile. Ero convinta che ci fossero molti modi per arrivare a 37. Forse se faccio 7 per 4, per esempio. 28. Sì, proviamo così. 7, 1, 2, 3... 4 più 9. Excellent. That was the correct code. Ok, quindi qualsiasi metodo per arrivare a 37 va bene. Ok. 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 Spostati, scusa. It has to be open through the key. L'ho aperto. Ok. Feels good. Opening things the traditional way for once. Ok, non pensavo che sarebbe stato così semplice. Scusate, sono ancora un po'... I'm really not look... Ok, abbiamo preso il empty biowaste cartridge con tutta la merda dei nostri clienti. E ora cosa devo fare? Vabbè, chiudiamolo. Per cortesia, rimettiamolo al lavoro, visto che tra l'altro è così importante. Usciamo. Should I put this here? How does it work? That's the last thing I should use the cartridge for. The empty cartridge of our biowaste generator. It's my dubious honor. Ah, ok, scusate, dobbiamo andare nel bagno e riempirla. Che schifo. Che schifo. That's not the intended. Non capisco, sono molto confusa. Okay. I don't want to break the cartridge. Quindi? Che problema c'è? Dobbiamo prenderlo con un bicchiere, con un... That's not a prop... Better idea. No. That thing once held out. Allora, toilet, stall... Ma è quello giusto? Judging by the smell coming from inside that stall, someone would... I don't need to go. I don't need to... Oh? A twitching top hat's co... I wonder if the people at the coaster factory thought that someone... Dio, veramente lo dobbiamo prendere con quello?
No? Cosa devo fare? Oh, aspettate, 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 forse con questo. I don't see how. Ah, This is ok. our bio-waste reservoir. It's as disgusting as it sounds. It's a pretty safe method of protection for two reasons. One, almost nobody knows how a turd to power converter even works, so they don't bother. Two, it's a turd to power generator. Seriously, no one wants to even touch it. Ok, quindi è qua che tengono la merda. This is the worst day. The smell. E non abbiamo I love acqua. Io all voglio that is morire. holy Oh crap. mio Dio. Let's get this over with quick. Ok. Togliti. No. No. All right, let's do this. I need to protect my head though. I have a policy of not touching the fruit of other people's nether parts. Let me see. What do I have? Allora, possiamo utilizzare. Ah, qui possiamo utilizzare la maglietta di Hussar o il nostro towel. Usiamo il towel. It's not like I ever use my kitchen towel. Time to sacrifice it. Towel wrapped around my hand. Nose closed. Deep sea expedition commencing. Klump won't agree with me, but I think doing what I've just done is worth at least three missed shifts. And not one. But anyway, now that I've Lei dice, fare successfully quello che ho camouflaged fatto vale myself almeno past the tre septic tank, time to turni di go lavoro full circuit. saltati. Sono d'accordo con lei. Usciamo da qua, per favore. Dimentichiamo questa cosa immediatamente. Che schifo. Questo è molto peggio degli sputi di Monkey Island, comunque. Infinitamente peggio. Capisco che questo sia un sistema estremamente sicuro perché One nessuno properly mai powered bar farà tutto coming ciò. up. Try to throw Drek at the Ragnaroks and we'll throw Drek right back at you. Our security circuit is working properly Ora il again. loro security system funziona. How happy I am. I'll abstain from messing with the electrics. That's nanoboos. It's supposed to convert the con. It's either not working, or Klump fell for a marketing scam. Knowing him and how his brain shuts down when booze Ah, is questo è un tipo involved, di roba, probable questo latter. nano booze che converte il liquore in altro liquore, ma questo I pare don't want that bottle. difettoso. Pare non funzionare. Va bene, non usciamo da qua. Mi sento male. Che schifo, Massimo! I restored the security circuit. So let's open this baby. Oh mio Dio, questo posto è infernale. Adesso capisco perché si ubriaca tutti i giorni. Scusate. This is the fridge where we keep the stuff that should definitely not fall victim to a str. Sì, ho It's a capito. feast for the Questo me head. l'hai già. Have no fury. Puoi Okay, guardarci Hassan. dentro. Let's see what we have for you in here. Allora. Maybe I drank the Professor Fester Vintage. I kind of remember the rat teeth vodka, bottle of Urograph oil, dragon mead. Ma me lo devo inventare? Direi questa rat teeth I vodka. kind of remember the Ratiev vodka. On second thought, no. Ok. Okay, Hassan. Allora le posso provare tutte fondamentalmente, o c'è un qualche modo per capirlo? Aspettate un attimo, aspettate un attimo, aspettate On second thought, un attimo. Aspettate un attimo, no, forse abbiamo un indizio qua. Ups, scusate. this was once a bottle of awesome finish. Awesome Finish Vodka. Allora, vediamo se lui mi dà un altro indizio.
I fixed the security circuit. Fixed the security circuit? That you did. I must say, knowing how much you probably hated doing that brings me joy. It's bronze. Even now? Yeah. Yeah, I'd say we're pretty even. Che schifo. Now I have to suffer your old toilet. Adesso puzziamo! Non c'è neanche acqua! Che schifo! Tell me again what who... Allora, polish vodka e va bene. You're really in the mood for vodka lately. Then I asked you to be careful with the bottle you were handling and you said, no worries, it's straight from here, we can get more. The third bottle you used, Hussar split straight on the floor. You two were like gremlins yesterday. I think there was also something non-alcohol. Okay, allora. Okay, Hussar. Maybe on second thought. No, dobbiamo provarle okay, tutte. Questo l'abbiamo provato, prima questo. Oh? Ma non possiamo prendere la birra, ma lui ci lascia frugare qua dentro. Space elevator. Harald said we drank something local. This one here is from Haven. Ok, questa è giusta perché è locale, viene da Haven. Quella ormai l'abbiamo presa. Waffalaffia room. I could imagine on second. No. Ok, Hassan. Ok, dobbiamo... quindi elevator bitter, ok. Proviamo White and Red Eagle vodka. White and Red Eagle. Ok, questa è the Polish vodka. E da qua dobbiamo prendere solo due cose, quindi questa e l'elevator bitter, credo. Basta, figlia mia. Jet Edge Nano Ale. No, ma perché devo prenderli tutti insieme? Thunder in Lane Schnapps. Thunder in the, on second thought. No. Okay. Kenny's Liquid Logic. On second. No. Okay. Conglomerate Super Vodka. On second. No. Okay. Quindi sono quelle due bottiglie. Invece no, c'è ancora roba. Cruise Control Champagne? No. Okay. Lady Top Hat Sherry? No. Okay. Potato Krauts Basement Water? Second. Okay. Honeyberry Thin Liquor. Honeyberry, the name alone screams forest fruit and it smells like it too. That's coming with. Ah, ok, quindi il cherry syrup era la cosa non alcolica. Scusate, io non conosco bene gli alcolici, quindi per me il cherry syrup era alcolico. Quindi, ok, qui abbiamo la roba che sapeva di frutta, che è quella che lei ha schiantato a terra. La bottiglia di vodka che... l'elevator bitter che era qualcosa di locale. Ok, e... il White and Red Eagle vodka. White and red. And that's also all the... Let's make a gross sounding drink. Perfetto. Allora, abbiamo mischiato questa roba. I should talk to Harald first before I think about mixing. Ok, dobbiamo farlo con il suo, con la sua roba. Posso usare lo shaker per fare il drink Can di Huss? Can I use the bar shaker to make Huss a drink? The one Hussar used as target practice outside the bar yesterday. This is one of those times when my handtail maker mode really pays off. I'll do it. You've groveled enough. Oh, che carino, ce lo fa lui. And I'll make Huss's drink. Let me guess. Hair of the dog. Yep. Questa cosa del hair of the dog non la capisco, ma deve essere una cosa per gente che si ubriaca. Se sapete di che si tratta, scrivetemelo nei commenti. Allora, Red and White Eagle Vodka. Sure, Evie. Looking forward to Hussar groveling one ship. Just give me the bottles. Ah, ok, gli abbiamo dato già tutto.
Come fate senza acqua? Thanks so much, Klump. Don't mention it. No, actually, mention it everyone. Vabbè, lui dice, non ti preoccupare, adesso vai ad alzare quella pelandrona di mia figlia. Oh, ma perché salto le cose? Ci ho detto qualcosa che io non ho sentito perché ho saltato, perché... Mio Dio, questa parte di gioco è stata scioccante. Però sono contenta di essere riuscita a farla. Pensavo che avremmo dovuto interrompere prima. Throwing the drink at her door would be hilarious. I really need her not to hate me completely right now. Ok, bussiamo. Ho il tuo drink, Wizard. Non è stato facile. Well, great. I fell asleep again. Ma come? Si era riaddormentata. I'm impressed. I'm still completely mind wiped. Beh, lei è contenta che ci siamo ricordate cosa abbiamo fatto. I can imagine. The hair of the dog is hair of the dog. It's worked for centuries. Adesso cerco questo benedetto hair of the dog. Voglio capire di che si tratta. Hair of the dog, non the fog, the fucking dog. Ok. È la versione breve di Hair of the Dog That Bit You, i peli del cane che ti ha morso. Si riferisce per, praticamente, consumi alcol che ha l'effetto di diminuire i postumi della sbronza. Va bene. Allora. No, allora, siccome voglio chiudere qui, diciamo che le lasciamo il drink e prima di iniziare con la drill voglio parlare con Klump. I want to chat with Klump a bit before we start. Right on. I'll refill my booze tanks and meet you in your room. Ok, lei dice ti incontrerò nella tua stanza tra un paio di minuti, ma non farmi aspettare troppo a lungo, continuerò a dormire nel tuo letto. Well, that's the best reason for me to hurry then. You snore like a Valkyrie. I'll punch that one too. Yeah, yeah. Beh, si stanno scambiando simpatie. Soon, soon. Okay, abbiamo lasciato il drink qua che tra un poco sarà completamente annacquato. No, e noi salviamo e torniamo al menu. Salviamo qua. Eccoci qui, quindi. Cosa ne pensiamo di questo Born Punk? Secondo me è molto carino. Forse è stato un po' lento questo nostro video. Io volevo fare un'oretta e mezza, forse abbiamo fatto un po' di più. Ma questo perché appunto è un'avventura molto classica e quindi è normale incartarsi un po' con gli enigmi. Anzi, devo essere sincera, da questo punto di vista sono rimasta molto soddisfatta perché temevo di restare bloccata molto di più. Sì, temevo questo, sia perché molte avventure, specialmente, ma in verità non è vero questo, comunque molte avventure di stampo classico, specialmente volevo dire quelle indipendenti, ma appunto non, in realtà non credo che sia particolarmente vero per loro, comunque spesso tendono ad avere enigmi un po' troppo macchinosi o a non saper bene distribuire gli indizi e sia quindi per questo motivo temevo di restare molto bloccata, sia perché onestamente io non è che sia stata mai particolarmente brava nelle avventure grafiche. Mi sono sempre piaciute, ma ho sempre fatto una certa fatica. Invece no, non è stato così. E tutte le soluzioni più o meno che mi sono venute in mente, in un modo o nell'altro, erano effettivamente attuate. Vero che alcune erano alquanto creative, ok? Ho ancora qui l'immagine di noi che raccogliamo l'acqua piovana. Non fate mai questa cosa. Non fate mai questa cosa. L'acqua piovana non è sana. Noi abbiamo raccolto l'acqua piovana per bere una pillola che ci distrugge lo stomaco. Quindi abbiamo preso la pillola, distrugge stomaco, e l'acqua piovana. Ok, però il punto è che, al di là del fatto che non so se questo sia un metodo utilizzato dalle persone per, non lo so, comunque fatto sta che, vista la nostra protagonista un po' così, ecco, ci sta che lei abbia pensato una soluzione del genere. Capisco anche che non essendoci acqua, se tu hai bisogno di bere, questo passa il convento, ecco. Però, quindi insomma, ho trovato tutto abbastanza coerente con l'ambientazione. L'ambientazione mi sembra molto carina, ne abbiamo visto troppo poco perché io possa esprimermi veramente sulla sua, su come è fatta, insomma, sulla sua coerenza interna, sulla sua verosimiglianza, eccetera, eccetera. Però devo dire che una cosa che mi piace moltissimo è che
ci sono tantissimi dettagli nelle aree che raccontano dell'ambientazione o ce la fanno capire un po' meglio. Forse la nostra protagonista tende a parlare un po' troppo. Poi abbiamo ovviamente tutto quel tutto il nostro pad che fa fondamentalmente da lore del gioco, che non abbiamo letto, ma appunto anche senza leggerlo è tutto abbastanza comprensibile. Abbiamo avuto un paio di momenti di confusione, o almeno io li ho avuti, magari per voi era tutto chiaro, però sono cose che si sono chiarite abbastanza in fretta. E in ogni caso era sempre abbastanza chiaro in che cosa stessimo agendo, quali fossero i rapporti tra i personaggi, dove, come è collocata anche la nostra location attuale rispetto al resto dell'ambientazione. Cioè noi siamo in questo posto un po' dimenticato da Dio fondamentalmente e dalle corporazioni, quindi un posto povero, sciancato, sporco, buio. È chiaro quello che la nostra protagonista vuole. Quindi mi è sembrato, insomma, che tutto ciò sia stato ben veicolato. Naturalmente non posso esprimermi oltre sulla questione della storia e dei personaggi, però non mi sono sembrati malfatti. Poi c'è un gatto. Il gatto è perfetto. Questa è un'affermazione che può essere utilizzata fuori contesto anche, dove la volete, perché tanto è sempre vera. Anyways, c'è il gatto. Questo è un motivo in più per amare questo gioco. Quindi devo dire che l'impressione che ho avuto da questa prima partita è stata molto positiva. Forse se devo indicare, ecco, qualche difetto, secondo me uno è il pixel hunting che abbiamo dovuto fare qua e là, specialmente le bottiglie di vino. E mi piacerebbe veramente tanto un tasto per far apparire tutti gli hotspot. Mi rendo conto che diciamo la software house in questione, la Insert Disc 22, mi sembra una software house old style, e questa questione dei hotspot per gli old schooler, diciamo così, è vista in maniera abbastanza radicale, secondo me, nel senso che insomma, quando hanno cominciato ad apparire i tasti che facevano apparire la schermata piena di hotspot, questa è stata, insomma, una cosa molto criticata. Però secondo me non è così un problema, nel senso, tanto io andrò comunque a cercare tutti gli hotspot. Non è un'attività interessante, non è un'attività particolarmente bella, divertente, e il vero divertimento sta nel cercare di capire come devo utilizzare i tuoi hotspot. In alcuni casi, quindi, qui avrei voluto che tutto fosse più facilmente accessibile, sia perché gli hotspot sono veramente tanti, cosa bellissima assolutamente, sia perché appunto, essendo già tutto buio nella schermata ed essendo molte cose in ombra, non si capisce dove inizia una cosa e dove finisce l'altra, specie quando si tratta del pallino che indica il tappo di una bottiglia, ecco. E seconda critica, chiamiamola così, ma è una critica abbastanza lieve: alcuni dialoghi non sono stati, secondo me, proprio chiari sulle cose. Io appunto non avevo capito che Gloom Coso era il papà di Hussar, perché quando lui ha detto ok, io faccio il tuo turno, però mi prendo anche la tua paga, lui non ha detto così, lui ha detto io mi pago anche il tuo shift, il tuo turno, e io lì ho pensato, quindi tu sei uno che cioè non sei quello che mi paga a me e che quindi tu la paga me la trattieni, sei un altro che viene pagato e quindi ti prenderai tu la mia paga, ok? È una scemenza, ok, una sciocchezza, però secondo me si poteva essere un po' più chiari in alcuni punti. Comunque, per il resto, onestamente, mi sembra un'avventura abbastanza solida e spero che anche dal punto di vista narrativo regga abbastanza bene. Si sono smazzati veramente tanto per fare le ambientazioni, secondo me. Io non ho seguito la campagna Kickstarter, naturalmente, quindi non parlo, insomma, per aver letto i loro post, le loro cose, non ho idea, parlo solo proprio dal risultato finale. Mi sembra che abbiano messo veramente veramente tanta cura nelle ambientazioni, nelle location, appunto nell'enorme numero di hotspot. Ci sono anche tanti modi in cui la nostra protagonista risponde all'ambiente, non tantissimi, come, cioè, ci sono avventure, insomma, in cui le risposte sono ancora più varie, però siamo ancora, insomma, secondo me nel range
perfettamente adeguato di varietà di risposte. Quindi niente, complimenti alla Insert Disc 22 e ditemi voi invece cosa ve ne pare di questo gioco, se avreste voglia di provarlo. È uscito da pochissimo, quindi lo trovate su Steam, forse ancora in sconto, perché credo che all'uscita fosse in sconto, quindi se insomma vi ha incuriosito potete andare a dare un'occhiata, spero che becchiate ancora lo sconto. Naturalmente parlo del momento in cui sto facendo il video, se voi lo vedrete tra 2 anni, chi lo sa. Comunque, lasciatemi i vostri pareri insomma su questo gioco, se qualcuno di voi appunto magari l'ha già giocato, non faccio spoiler che lo uccido, però mi dica che cosa ne ha pensato del gioco. So che il gatto può essere governato a un certo punto, può essere usato, questo mi rende molto felice, però in ogni caso sono curiosa insomma di sentire il vostro parere. Nel frattempo grazie tantissimo per avermi seguita fin qui, grazie veramente tantissimo a te che ci hai regalato il codice, grazie veramente veramente tante. È veramente un gioco molto carino, spero che lo giocherai anche tu e che appunto ti confronterai con il tuo parere sul gioco. Nel frattempo io vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ciao!